Siamo ragazzi. Ok. Allora, tanto ragazzi, vi do il benvenuto su Menti Mars. Siamo a Divinity Original Sin 2. E ripartiamo da dove avevamo lasciato l'altra volta. Praticamente siamo sopra le prigioni. Avevamo fatto un po' di scontri. E abbiamo trovato anche qualcosina di buono, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male, tipo bestie. Avevamo trovato questo arco qua, arco in acero magico 11-13 di fisico, applica accecato per un turno, probabilità del 20%, che sarebbe ottimo, e gittata 13 metri, quindi questo è, rispetto anche a quello che era prima, è un ottimo arco. Poi ha trovato, gli abbiamo passato un anellino che è quello che avevo io, e gli abbiamo messo anche pantaloni di cuoio che non li aveva. Poi mi sono aggiunto pantaloni da mago, che forse ce l'avevo già, non mi ricordo, e mi sono, ho dato il mio a bestia, mi sono messo questo anello delicato con 6 di armatura magica più una geomante. E lei cosa gli abbiamo messo? Mi sembra i guanti da bambino e basta. Lei mi sembra che gli ho messo il mio bastone e io ho preso uno 9-10 d'aria, un pochino più forte. E lui invece abbiamo trovato questo scudo della magista Karin, che è ottimo, 26 di armatura fisica più 16 di magica. Abbiamo trovato questa spada della magista 7-9 fisico, che non è niente di male, ma insomma meglio di quello che aveva prima. E poi vabbè, guanti imbottiti del mago, questo lo aveva già, l'elmo lo aveva già, il pettorale lo aveva già, e l'anello mi sembra che ce l'aveva già, se non mi sbaglio. Quindi un pochino migliorati sono, non tanto, perché sto gioco non è che ti regala tante cose, eh. È un po' arido. Però allora, noi qua dobbiamo praticamente trovare una via d'uscita evitando gli scontri peggiori. Che si stanno litigando, però il problema è che lui adesso non so se si vede, no, non si vede, però lui c'ha il pallino luminoso in cima, che è un personaggio importante per la storia. Quindi se io vado all'attacco lo elimino, che ci ho già provato, però non so se poi questo. L'unica cosa che non ho fatto, l'altra volta, se vi ricordo ragazzi, ce l'abbiamo impegnati in questo combattimento, che è praticamente l'entrata qua, che era chiusa, abbiamo eliminato 4 guardie, l'abbiamo presi praticamente alle spalle, vedete qua ci sono ancora i cadaveri, li abbiamo aperto qui. E poi c'è la parte superiore, che qui abbiamo un po' saccheggiato, però non siamo andati avanti perché qua c'è un botto di gente e stiamo cercando di fare un po' un raggiro anche qua, cercando di prenderli un po' alle spalle oppure da qualche posizione insomma un po' favorevole per noi. Qui ci sono altre, no, qui l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto, qui c'erano due guardie e qui abbiamo trovato un ragazzetto che ci dice se vogliamo prendere questa barca. La prenderemo, però io vorrei far tutto qua prima di prendere la barca e andarmene, sinceramente. Qui ci sono 4 cani e uno è anche arciere, e uno, questo è arciere e questo, no, 2 arcieri addirittura, un cane normale, 2 cani normali, 2 arcieri che hanno la balestra. Io non ho mai visto i cani con la balestra, sono sul gruppone, però secondo me qui c'è un botto di roba da scoprire, perché addirittura c'è questa stanza che non avevo notato, c'è una stanza a sinistra, una stanza a destra, addirittura avanti. Qui sembra che ci sia della roba anche carina, della roba anche carina. Quindi qua bisognerebbe entrare. Il problema è che questi ci gonfiano. 1, 2, 3, 3 e 4. Sembrano 2 cani normali e 2 arcieri. Sembra. Qui c'è anche una pozza.
Adesso io avevo già provato ad affrontarli, non ce la facevamo, però adesso siamo un pochino più messi un pochino meglio rispetto a prima. Io qui posso scassinare volendo con lui. Questi mi hanno già sentito. E non c'è modo per cercare di prenderli. Allora, dividiamoci tutti, c'è da fare questo di qua. C'è da fare così. Bisogna fare in modo. Che chiacchiera? Cioè, bisogna fare in modo che loro devono uscire fuori. E noi li aspettiamo qua, perché se cerchiamo di entrare ci focussano e ci fregano. Così per beccarci, o almeno, almeno devono uscire. Te bestia, vai qua. Cercare di stare più interni possibili. Però devo aprire. Non mi hanno visto. Riesco a mirare, forse se mi sposto un pochino. Vorrei attirarli. Quattro. Sparano e c'hanno anche frecce. Io devo uscire dalla traiettoria perché mi hanno già menato a sufficienza. Intanto, quanti turni dura la pioggia? Due. Un turno. Però loro sicuramente dopo escono. Se esci, c'è uscire. 5 sono. Che fanno? Non escono allora. Aspettano. Guarda che maledetti, non escono mica, sai. Vista a me, è una torta. No. Posso scusate, non posso fare granché. Mi potrei un po' spostare. Va bene. Ho preso un po' di danni voltativi perché non vorrei che si attacchi alle spalle. Stordito. Ok. Dovremmo essere avvantaggiati in questa posizione. Allora, datemi elementale. Era meglio farlo col fulmine, tanto elementale. No, perché gli sei andato addosso? Cagata. Perché non riesco a prenderlo? Sta a me
accecato. Fammi questo. Stiamo andando molto bene, però dove va? Dai, via con lei. Qualcuno, lui non ha armatura magica. Legame d'anima. È addormentato. Sette, cavolo. Vabbè, meglio a lui che a un'altra. Peccato che me lo elimina. Sta all'arciere, lui è ancora alto. Però se lo faccio a lui si sveglia. Dopo a chi sta? Chi è lui? Questo cane qua. Allora. Fallito 21 siamo nel 21 e io posso fare qualcosa di più a questo? È già così basso? Allora. E quanto ha? Stordito, ottimo. Avvelenato. Sta la signorina che c'ha questo cane rompiballe però. Non ha fatto pochissimo, ha fatto. Non l'ha preso. Non l'ha preso. Accecato, quindi a regola non potrebbe più tirare. Lui è pietrificato, lui è stordito. Ma dai, mancato, ma che maiale però, ragazzi. Avvelenato. Quanto gli manca a questa per qua?
Oh, tacci su. Un bel po' di vita e io farei pure questo, ma non lo farei esplodere, però sta ancora a me una botticella. Lui 53, lui 29. Dai, su. Con uno, ma perché devono sempre rimanere con uno? Ok, meno male è morto. Ah, guarda, troppo vicino. Non ho una pozza di veleno per me, purtroppo. Ancora meno questo al cane mi ammazza. Eh sì, io sono sempre quello, il primo che crepa. Sembra strano. Dovrei essere l'ultimo. Questo se mette la testa fuori. La torrette contro. Non ce la fa. Vai, questo è andato. Sta lei. C'è questo qua dentro. Aspettiamo che esca. Magari esci dal fuoco. Così la smettiamo, no? Che dici? Torno su. Possiamo anche esplodere e dovrebbe levare un botto. Aie, ho anche sbagliato, mi sa. Ma comunque dovrebbe essere bersagliato praticamente da tutte le... No, ecco, perché si sgretola. Ok, ottimo. Non lo prende. E allora devo fare un altro giro, che però è un giro brutto. Se ti faccio la pioggia, no, non... è addormentato, provo a fare la pioggia. No, non si spengono loro. Incoraggiato che dà un po' di vita, mi è addormentato, ma è morto. Ok, a regola li abbiamo ammazzati tutti? Ok, tante volte muoio come un pirla. Potevo anche, ci volevo ristorare, no, ma su di lui non funziona, giusto, perché c'è sempre il discorso del veleno. Devo prendermi delle ampolline di veleno, perché sennò ci crepo tutte le volte. Allora, dov'è la risurrezione qua?
Vabbè. Dov'è? Utilizza. Dai, vai. Ok, c'è anche il veleno sotto che mi cura. Scusa, ma se c'ho il veleno sotto? Intestini, applica malato per 3 turni. Perché non mi sono curato prima? Allora. Vabbè, comunque si sono comportati abbastanza bene, perché prima ci avevo provato prima, non ce l'avevano fatta. Vabbè che in realtà avevamo tentato di entrare direttamente, quindi focussavano quattro, tutti e quattro i cani focussavano su di uno solo, quindi l'ho fatto fuori anche per quello. Niente di estremamente importante. C'è altro? Vuoto, vuoto, vuoto. Però io sono sicuro che c'è qualcuno che sta gemendo. Andiamo, ragazzi. Su. Allora. Io controllo tutto, anche il fieno. Non mi aspettavo, si sa mai, magari c'è un tesoro, un miliardario. E chiudiamo. Adesso c'è. Secchio, elmo, pozione curativa la prendiamo. Gamba insanguinata. Non so cosa farci. Testa mozzata, effetti sconosciuti. Beh, dovremmo vedere anche tutte queste cose degli effetti sconosciuti che non li conosco. Allora, qui c'è qualcuno. Vediamo un po' se è aperta. Chiusa a chiave. Apri così a chiave. Scassina. Apriamo. C'è qualcuno, io spero non sia una trappola. 800. C'è un gatto. Il gatto però ci deve parlare a lui, credo. A dog is quietly curled È in un the corner of cane? the cage, seemingly trying to make it. Please, don't hurt me! Dici che non sei nemmeno attualmente un magista. Va bene. I might hurt you. You smell like what they feed me. They changed me. They made me. Abbiamo appena ammazzato quattro cani. Insomma. Offri il cane alla tua madre, di che non è colpa sua. È stato catturato da persone orribili, proprio come è successo a te. E alla miserabile creatura che per il momento è meglio che stia nella gabbia del cane. E non è A colpa local tua, vabbè. growl. The dog starts to salivate and lick his chops. His eyes go hard and cold. Suddenly, he seems to remember himself and whines. Sì, anche questa che è bipolare, già ce ne abbiamo uno. Did something to me. They made me want to hurt the people. People who smell like you. I don't want to hurt anyone. I'm afraid. If I leave, I might hurt someone. If I stay, they'll make me in. Proviamo a farlo uscire, oh. Vediamo quel che combina. Vai. E se fai del male a me, ti piglio anche data, che ti devo dire?
Che di cosa ha fatto il magister? Che qualsiasi cosa hanno fatto possiamo annullare. Oh, che palle. The dog starts to salivate and lick his chops. His eyes go. This is awful. I can't, please. Just I won't be party to this. It's suicide. Fine. This poor pooch deserves a little peace. Ma no. Perché dobbiamo ammazzarlo? Quello cagnolino può essere annullato. Oggi non morderai per mano mia. Fine, no. Oh, e questo se vuol morire per forza. Allora, persuasione di forza. Di che persuasioni ho? Costrizione, destrezza. Ma è fallita, ti pareva. E ti pareva. Se poteva avere un compagno, un cane che magari combatteva per noi, niente. Vabbè, ci tocca. E dove va? Lo volevo in squadra. Molto probabilmente penso che venisse in squadra. Abbiamo proprio un cappello di vita noi. E purtroppo ci è toccato. Avrei preferito lì. Cioè, l'intento era tutt'altro, però. Ci ha costretto, peccato. Rubo tutto. Ammazza tutto, però da chiave della mensola, mi sembra aver letto. Non c'è niente, non c'è niente. Pergamena della risurrezione, sì. Un libro. Palestra, colpo di fortuna, un piatto, un pesce. Andiamo a vedere almeno sta palestra, c'è tutto sto casino per fatemi capire. 11-13, ma mi sa che questo era quello vecchio. 15-16, meno 1 di movimento, queste credo tutte le palestre. Applica rallentamento per 2 turni, possibilità di successo 20% più 5 di precisione. Beh, comunque mi sembra migliore adesso. 15-16, 11-13. Vai, la fa. Insomma, diciamo che ne è valsa la pena, dai. Ok. Poi pergamena della risurrezione. Questi non li possiamo indossare perché abbiamo il collare. Vai a mezza vita. E qui c'è un'altra porta. Qui c'è un forziere, però come si sale da qui? Possibile raggiungere. Ah, vabbè, ma c'è il teletrasporto. Mo che ci penso.
ma lo posso scassinare solo io. Oh, niente. Lo posso scassinare solo io. Tutta chiave, oh. Parco giochi. Baratto di larve celebrati, carino. Leggine di ferro. Guanti maglia insanguinati. Qua qui c'è un passaggio pure. Vai! Oh! Stava scherzando io! Vergine? Niente, non è più vergine. Ah, questa è la porta che dà di qua. Ah, quindi si poteva entrare anche di qui. Vabbè. A me quello che interessava, perché qua c'è un passaggino che va da questa parte e qui c'è un combattimento con quattro persone, se non mi sbaglio. E è un po' un casino, quindi evitiamo. Però qui c'è un'altra stanza e qui un'altra stanza ancora, c'è un botto di roba anche di qua, quindi al momento mi incuriosisce di più questa, però questa porta qua intanto è chiusa, anche questa, e anche qui ci sarà un botto di gente, però direi che salviamo, eh. Allora, che stanza enorme. Io qua secondo me c'è puzza di bruciato. Troppo grande la stanza per non esserci. Monaco silente agitato. E ragazzi, prevedo un casino, meno male ho salvato. Allora, se io penso che questo a priori ci attaccherà, no? Però ci attaccano anche questi. Lo scuoiatore. Questa ci ammazza in 3 secondi. Però scusa, io non sto capendo. Allora, fin fine. Allora, qui l'abbiamo fatto. Ok. Erano in 2. Ma c'è tutto questo lato. Qui c'era il combattimento. Questo è un altro punto, però. Io vorrei attirare l'attenzione di lei senza far venire gli altri. Eh no, entrano tutti. Guarda questa che faccia. Golem di carne. Questi non ce la facciamo. Questo c'è addirittura il golem. Cioè, si dia bene la situazione.
Allora, di qua mi sa che è un territorio troppo... un po' troppo vasto per noi. Se noi prendiamo una strada principale... Vabbè, siamo anche feriti. Allora, qua di importante cosa ci potrebbe essere? C'è un prigioniero. Che però non è un prigioniero, è un golem. Quindi sarà al loro servizio, quindi non c'è da liberare nessuno fondamentalmente. Non è che mi metto a liberare i golem io. Qui c'è un po' di roba ma non ci sarà nulla dentro. Monaco agitato. Chi dove attacchiamo, attacchiamo. Ci vengono tutti addosso. Questa è una parte che al momento me lascio da perdere. Secondo la mia esperienza. Quest'altro lato qua, questo lato qui non l'avevo neanche notato addirittura. Allora, ma se noi andiamo col bambino che ci aveva detto che potevamo prendere l'imbarcazione, che abbiamo già visto tutto, che è questo qua il bambino. Vado sulla barca, non sono pronto, andiamo. La robusta zattera scivola nella dolce corrente del canale. Dai, voglio vedere che succede. 10.000? Buono. Cosa intendi? Chiedi anche cosa Anzolo, cosa è Anzolo da piccolo? Cosa intenda per sicurezza? Dov'è che dovresti andare? Io non ho capito manco dove siamo. Qui la verità vale più che il denaro. Mi hai aiutato, quindi spero di fare la cosa giusta. Credendoti. Conosci un posto abbastanza sicuro. Voglio sapere di queste paludi cosa c'è. Minchia, anche i magisti ci girano alla larga. Bestie, fantasmi, cadaveri. Il risvegliato del vuoto. Credi che se vuoi restare puoi proteggerlo. Se ce la farai, suona la campana all'esterno e di' a Bahara che ti mando io. Ah, lui praticamente dice si poteva anche andare insieme, no? Però io non posso più tornare indietro a questo punto. The cat purrs loudly as it curls itself around your ankles. Looks like you've got yourself a new pet.
Sembra che hai guadagnato una, di nuovo. Evoca gatto. Che hai preso? Roba a caso? Fai bene. E dove è andato il bambino? Allora qua c'è una strada con un po' di casino. Qua c'è un'altra strada con un bel po' di casino. Qui c'è un altro viottolo. Qui mi sa che tutte le strade portano non a Roma, alla morte. E siamo anche mezzi feriti. Invece brutti presentimenti qua. Non ho visto neanche il bambino che se l'ha preso. C'è qualcuno? Andate piano, ragazzi, andate piano. Qua vabbè. Intriguing. How did noxious bulbs end up here? Ce la famo? Oh, ha ripreso. E allora non si passa di qui. Come si passa se ripiglia dopo due secondi? Non è un fuoco naturale allora questo. Ah, c'è il giro di là. È un fuoco fauto. Bulbo nocivo blu. È il funghetto. E il bulbetto l'ha preso? Perché non la piglia? Sta pieno? Non sono abili arruolati. Vabbè, allora la lasciamo lì. Andiamo avanti. Frena. Chi è questo? Ah no, è una roccia. Sembra una persona. Qui però c'è gente morta. Non è che sti bulbi sono vivi? Attaccano? Aio. Salvataggio. These plants look truly sinister. They're arranged in a ring. Is that a natural occurrence? Ma se lo attacco? Aio. Non è stata proprio una buona idea. E non si è neanche danneggiato. Chi è? Che cacchio? Ma che... Si è esplosi tutti i bulbi. E sto fermo, eh. Allora, 14-15 fisico, applica pari 0 per un turno, 20% di possibilità. È una mazza nanica magica grande a due mani e quindi non la possiamo utilizzare. Io trovo un botto di roba a due mani
Ovviamente l'unico personaggio che non ho è quello di Mani. Ovvio. Ma la finiamo? O passiamo di qua. Ma qui mi sembra. No, però c'è uno stabilimento qua. C'è una tenda più che uno stabilimento. E qua l'unica è passare nel momento giusto, però. Direttamente qua. Vai, 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 correte, 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 correte. Correte! Vabbè, allora siete coglioni. Su! Però sono stato coglione anch'io. Il trasporto si poteva usare. Allora, si può fare. Si può fare perché anche io sono scemo, c'ho i guanti di per il teletrasporto, almeno 3 li teletrasporto. E poi io farò la traversata. Ci ho pensato. Oh, sono passati, sono passati, non so come sono passati. Ecco. Detto ora sono passati le crepa. Allora. Potevo anche evocare il gatto per passare, giusto? Allora, questi dove ci ho? Non ci li ho? Più 18. Speriamo che qui non ci sia da combattere. Scendete da suolo. Però lui, dato che ha il ristoro, puoi far ristoro su di lui, eh? Oh. Allora, qua c'è una specie di barca. Però attenzione, immune da danni da fuoco. È un maiale infuocato. Ma le ho viste tutte. Allora facciamo il ristoro anche su di lei. E poi lo rifà anche su di me. Allora andiamo avanti due che magari ci parla e non combattiamo. Fornisce un punto sorgente al contatto. Ma
The pig is engulfed in flames, but her skin remains unseen. Adesso è segnata. Chiedi alle scopo cosa è capitato. Certo, quello prende fuoco. Ma scusa, cosa ti è successo? Perché stai prendendo fuoco? Ti posso aiutare? Quella è peggio, peggio! Ma posso aiutarti? Ma come mai? Dile che non sei sicuro di avere qualche incantesimo per aiutarla. Dille che... No. Di cambiare il tono. Dille che farai tutto ciò che è mio possesso. Dille che dille di possedere un talento che ti permette di realizzare tutto ciò che fai. Non c'è ragione. Vabbè, fallita come al solito. Vabbè. Oh, oh, oh. Porca boia. Ma ha già fatto danni se non te ne sei accorto, Non te lo vuole dire. Lui. Non ti vuole sconvolgere. Che cosa vuol dire un punto sorgente? Insomma, non ci andare sopra, evitate, ora lo sapete. Ma scusa, non c'ho l'acqua. Guarda, 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 l'acqua è apposta però, Guarda, ma è nell'acqua, come non si spenge? Che un casino. Sto robo. Allora, separiamoci un attimo. Vado io da solo. Vuoto. Vuoto. Quasi qua mi sa che non ce n'è. Qui c'è uno scheletro umano. Stiamo riprendendo fuoco? No. Perché questo mi segue? Quanti da identificare? Scudo da identificare. 114 di oro, freccia 30, pozioni telecinesi. Bah. Trovato più in questo cadavere che in tutti gli altri. E vieni, che lui c'ha anche un po' più in fortuna. Ecco, che bello. Punto. Come non detto, Sì, ma qui c'è un botto di... è questo? Qui la cosa si fa... Qui c'è un botto di roba nascosta e anche pericolosa. Qui vabbè, parte i maiali infuocati, qui non si vede oltre. Qui c'è una struttura crollata.
Io volendo ci potrei anche andare sopra, però sinceramente no, non mi vorrei dividere, perché qua la vedo di molto pericolosa sta zona qua. Però qui sopra c'è un altro baule importante, quindi qui sopra magari ci andiamo. Qui c'è una scala, quindi se... ah no, si dovrebbe accedere da dove? Di qua no, perché di qua si unisce qui. E allora ci vado col teletrasporto. Ah no, c'è la scala qua. Andiamo. Oh, scendi, 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 scendi. Da butta giusto, barile. Come ci fregano, eh? Balestra elfica magica 17-18, ottimo. Questa me la metto io, se la mette bestia. Barile di melma. Ci dovrebbe essere che piglia fuoco. Mi si è avvelenato non so dove, ma va bene. Allora, grido di battaglia. Il personaggio rigenera salute ed armatura magica in base al numero di personaggi e a totem alleati nelle sue vicinanze. Questo è per l'evocatore. No, questo fa scherzi. Guarda, 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 guarda. Aspetta che andiamo lì, sa. Ma se ti faccio piove? Non si bagna. Si bagna tutto tranne lui. Allora, appena è andata via... è andato via il coso. L'olio, il petrolio. Allora, per il momento, cosa utile, la balestra per bestie, ne abbiamo trovata un'altra. 15, 16, 17, 18, rallentamento per 2 turni, successo del 20%, più 5 di precisione, più 10 assorbi vita. Spettacolare sta balestra. Prendiamo un botto di balestre. Poi... lente di ingrandimento io ce ne ho quante? Una ce l'ho sicuramente, più di una non so. Vediamo un po', vediamo un po'. Ma qui chi la trova la roba? Lente, dente, lente. Vieni qui tu, una, quindi o facciamo lo scudo o facciamo i guanti. Penso i guanti, perché lo scudo andrebbe solamente al principe. Come si fa? Utilizza. Allora, fornisce corazza di ghiaccio, 9 di armatura fisica e 7 di magica, 10 di resistenza all'acqua più 10 il PC, 11 di destrezza. Io ho i guanti che fornisce il teletrasporto, 1-4, sono molto più bassi però.
Io vabbè, li metto a lui, dopo ci fornisce corazza di ghiaccio. Fornisce corazza di ghiaccio, potrebbe servire anche a lui però. Io a parte corazza di ghiaccio no, c'è solamente... Cioè servirebbe a me in realtà, però se io levo questo e lo metto a un altro, lo fa ugualmente. Sì, va bene, allora trasporto, diamolo a lui. Trasporto, lo diamo a lui. Ah, perché mi manca uno di destrezza, allora forse sarebbe meglio metterlo a chi in realtà, però lui sparando due frecce, la corazza di ghiaccio quanto richiede di consumo? 1. Però non vorrei che lui se si mette a fare la corazza di ghiaccio poi dopo non spara le frecce. Mazza, quanti grossi sono? Cioè la corazza di ghiaccio servirebbe a me, però... Cioè anche quanti di maglia insanguinati? 4 di armatura fisica, 4 di magica. 11 di destrezza. 4 e 4. 4 e 4 si può mettere a te. Mazza messo brutti però così. E poi questo cosa vuole? Evocatore. Infatti va a fare l'evocatore questo. Allora io lo voglio far imparare a lui. No, prendo lo zaino di bestia, io voglio che lo impari lui. Impara abilità. Quindi adesso lui può fare la ristorazione e può fare il grido di battaglia. Quindi lui è l'evocatore barra curatore a sto punto. Però tutto su di uno è un po' troppe robe. Se l'aveva fatto, se lo faceva un altro forse era meglio. Allora, io a lui provo, proviamo così, poi magari modifichiamo. Ah giusto, la destrezza. E mettiamolo. Tanto. E a te ti mettiamo. Guanti del teletrasporto. Mi dispiace per queste due armi che non possiamo utilizzare, che sono tutte e due a due mani. L'arpione 10-11, vabbè, però è un arpione normale. Va bene, un pochino meglio di prima, anche se credo che per quello che ci aspetta non è niente. E adesso dove andiamo? Mi sa che dove si va ci dice male. Questo ci vuole fregare, lo vedo già. Guarda, poi scappa, nemmeno lì che si piglia la pioggia, scappa proprio. Allora, però qui c'è una bandiera rossa, qui ci sono dei maiali, me l'ha segnalato, quindi è una quest molto probabilmente che va fatta, quella di spengerli. Mi scende e va in questo piazzale, che sicuramente quando c'è una spiazza così grande non è un segno buono. Mi sa che si stava meglio dove eravamo, ragazzi, era meno pericoloso.
E mi sa che ogni passo che si fa si la... Scheletro umano? Vabbè, vermi. Ci possiamo pure stare. Allora. Bravo. 22, minchia, fa il doppio dei danni di prima. Prima faceva 14. Quasi il doppio. Chi sta? Non pigliare gli altri, eh. Ecco, bravo. Sono tutti troppo appiccicati. Allora, vediamo un po'. Lui armatura non ce l'ha. Quindi neanche lui. Quindi a lui l'addormentiamo. E sta lì buono. E a te no. La lascia fate alla. Quanto camminano sti robi? Gli ha portato l'elettricità perché ha sanguinato. Ottimo. Oh, che ho fatto? Mancato, ragazzi, ma mi sembra stia mancando un po' troppo con questa palestra qua, però. Tre addirittura mi consuma. Vediamo quello, elettricità, congeliamolo. Ok. Poi bestia sta basso. Un botto. A tutti? Solo a bestia, bella però, cavolo. Di ghiaccio, va bene. Il 21 è un buon danno comunque. E io mi posso fare la corazza di ghiaccio. Poi ne posso anche direttamente. Dov'è? Allora. Lei sta per morire. E poi di meno. Sono 14. Chi tocca? Ok, allora fai un'evocazione. E 14 però mica glielo leva. Ottimo, meno male. 1000, minchia, ancora. Altri due. Allora. Qui sta fuori. Cerchiamo di eliminare questi. Dov'è? Lasciando con bestia.
Allora, lei è messa male. Sta qui a me. Un altro, quanti cavolo sono? Allora, andiamo di addormentarlo. Io mi allontano. Vediamo se mi curo così, eh. Ok, 6 solamente. Popoino. Totem, totem, sfruttando qualcosa, non c'è. Lei vita sta a mezza vita, io la posso fare la ristorazione. Questo no, non mi sembra il caso. Qui sta la bomba. Se la faccio scoppiare mi danneggio. Oh, ma quanti sono? Basta, ragazzi. Basta. Ragazzi, sembrava una cosa semplice. Bravo. Sono troppi io, 2 sono troppi. Sì, quanti colpi dai io? Quanto lavori, siamo circondati. Fanculo. Ecco. E poi non posso fare altro. Però forse è più utile a lui quando gli vengono troppo addosso. Allora, qui è un po' un casino. È un po' un casino. 1, 2, 3 addosso. Io faccio, rettifico il terreno e ci abbiamo tutti, ma se lo beccano anche loro. E no, ma non posso far piovere. Ok, congelato. Se ci colpisce, vabbè. Allora, buono. Lei non ha molta vita. Chi sta? A me, cioè alla donna. Tanto se me ne vado mi colpiscono. Mancato, brava. Sei una ganza. Allora, lui non posso curarlo. Bestia full vita. Dovrei rigenerare lei. Mi costa 2, quindi un totem lo posso ancora fare. E poi rigenero lei. Bello però. Cazzo, se è bella sta stabilità qui. Poi mi garbi per fare una bella sfiammatella, ma ne beccherei 2 però. Vabbè. È morto.
È morto. E io non mi sono neanche. L'ho preso perché avevo la corazza alla fine. Nel 24, bisognerebbe far fuori lui. Bestia sta un po' in crisi, ma ancora full vita. Ancora, ragazzi, ma non è possibile. Ma che pazzia questa. They can keep calling us vermin, but we'll just keep putting them down. Sì, fino a un certo punto. Ho preso tutti, mannaggia. Non era quello che volevo fare. Però prendesse solo lui. Allora. È morto qualcun altro? Sta signorina. Signorina non è messa malissimo. Ah, esplode uno. Merda. Non lo sapevo. Pensavo di poterne fare più di uno. 12, buono. Allora lui c'ha. Lui è quella full vita. C'è il minimo sindacale. Bestia, come è messo? Se al prossimo turno. Oh, quanti sono? Ce n'è ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, non ce la faremo mai fuori tutti. Ma sei pazzia questa. Perché mi avete preso? Ma quanti sono? 7, ma sono cioè all'infinito arrivano. La vedo un pelino problematica. Maino, eh. Buono che comunque lo prende. Quanto sta questo ancora? E più c'ho questo addosso, c'ho questo mi sta venendo addosso. Non ce la facciamo, ragazzi. Non gliela famo. Troppi. Veramente troppi. Ottimo. Poi lui non ha le cure. Allora. Lei si può curare. Così. Un po'. Eppure morto. Poi lui li addormentiamo, così non rompe le balle. Spostano tutte le carte in tavola, eh. Non avrei mai pensato uno scontro così difficile, ragazzi, con dei vermi.
Allora, lui è full vita, lui è full vita, lui è un po' meno. Andiamo di buttare giù lui. Quattordici, buono. Ma non andare a cercare quelli lontani. Allora sta a lui, lui non può esplodere perché colpisce tutti. Però io vado a prendere, voglio vedere se riesco. Non riesco. Facciamo gli darsi un'altra botta almeno. E per fortuna non levano tantissimo, eh. Vai, un altro morto. Ok. Questo scappa? O chiama altri? No, fa il giro. Allora, io ho poca vita ma non ho fiale di veleno per curarmi. Posso fare la grandinata, però c'è troppo poco spazio. Andiamo sul semplice. In full vita. Bello, 21, buono. 20, buono. Speriamo che resista. Per fortuna non levano tanto, eh. La famo? Ok. L'invocatore. Esplodere. E termina. No, termina. Allora. 26. Poi prende anche vita, mi sbaglio. Un altro morto. Ci sono rimasti due. Allora facciamo incoraggiato, si piena un po' di vita tutti. Bello, critico, brava, senti come ride, può sanguinare allo stato puro, dai, eh. Ma si sono messi tutti bene, comunque, di vita. Pensavo che la cosa fosse più complicata. Non posso. Ma morto. Allora. C'erano davvero tanti, niente che non potessimo gestire, sì, insomma. Those filthy beasts were like rats. A swarm most vile, but
Erano sciami tipo topi. È spassoso, su tutti i utenti. Si, finché si vince, ragazzi, è tutto bello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma sono stati una decina. 9, questo qui, 10. Eh sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mamma mia. Non mi daranno nulla. Mettete pari. Essenza d'ombra, anche queste dovrò capire a cosa servono. Tacchete, tacchete, tacchete. Ma neanche l'interiore, ti è. Allora, siamo tutti curati al massimo, perché lui sempre a fine combattimento trova la pozzettina di veleno, mai prima. Altre cose, scheletro umano. Un anello e due di armatura magica, niente, vabbè. Mi sa che c'è qualcuno che sta senza anello, però due di armatura magica è veramente pochino, eh. Dov'è? Chissà ora dove me l'ha messo. Abbiamo 799 monete d'oro, che sono poche. Più, vabbè, facciamo che ne abbiamo 900. Sempre poche sono. Che se l'ha rubato l'anello qua. Un minimo, dai. Un minimo. Altre cose. Zucca guepina. Potrebbe essere un nome interessante da dare. Guepina. Anzi, se fate un figlio, chiamatelo guepina. Basta, ragazzi. Tutto questo casino per guepina. Sicuri che non c'è altro proprio, mi sembra un po' strano. Comunque qui mi sembra che siamo un po' su. Ah, c'è un magister. Oh, c'è che la salamandra qua no. Non mi sconfinfera. La salamandra non mi sconfinfera. Save. Allora faccio di nuovo salvataggio, mettiamo live Twitch 2, è meglio averne paura di pigliarle, però voglio vedere. Niente, perfetto. A affrontarla, magari parlandoci, signor barone rosso qua, magari parlandoci. Tua cugina? Ah, ce l'ha con mia cugina. Sono in due, tre. Troppo forte, ragazzi, mi ha levato mezza vita un colpo. Ce l'ha con mia cugina. Poi sembrava uno. Questo non gliela famo, ragazzi.
con tutto il cuore. Poi 143 di... Sì, buonanotte. Poi siamo troppo attaccati. Cioè uno ci si poteva anche fare. Tre assolutamente no. Niente, non la porto neanche avanti perché perdiamo tempo e basta. Dai, come mi ha sparato un colpo mi ha levato mezza vita con lo scudo. Guarda, tutto lo scudo è più mezza vita. Dannamo. Neanche stare lì 20 minuti per cosa. Non è fattibile. Ah! Ma scusi, a me avevo salvato prima. Scusino, eh. Meno male. Ho salvato giusto giusto. Che poi tanto sto gioco qui ne vedi uno. Poi ne arrivano 10. Sempre così. Te vedi, dici sì, tanto è grosso, ma è uno solo, vedi? E poi c'è il trappolone, sempre. Anche i vermi di prima. Sembravano 3 o 4, erano 13. Sono vermi, ma. Insomma. A parte, vabbè, io questo non l'avevo visto. In realtà si vede che sono 3. Si vede. Neanche lì che non si vede. Però. Devo fare un bel dietro fronte. Strategico? Non è da vigliacchi, è strategico, ragazzi. Qui dovunque vai, tanto mi sembra che incontri. Ah, qui dove eravamo prima? Oh. Oddio, ma ho visto camminare una roba bassa. Era il nano. Allora, qua ci posso, ci vado io. Vado io. Facciamo piove. E non si spegge. È che se elimino questo. Oh, invece di migliorare è peggiorata la situazione. Bello contento che si sta curando, ma non le posso raccattare ste robe, eh? Sì, ma mi sa che non è il bulbo quello. Ah, è la campana. Oh. Ok, mi punta contro una freccia. No, vedi che c'ho il collare, sono schiavo. Dica ragazzino, mi hanno solo potrà garantire per te. Il piccolo sarebbe infatti su una su di una nave orfanotrofio se non fosse stato per il suo intervento. Orfanotrofio. Ridi, è stata hai l'aria di. Ho l'aria di essere un magista, beh, in effetti. Vabbè, diciamo del ragazzino. Graceful motion, the lizard throws down a tangled mess of vines for you to climb. Come,
ascend to the sanctuary of Amadia. You'll find you're not the only guest here. Ok, sì, il problema è che dovrebbero venire anche i miei amici, ma c'è un piccolissimo problema che ho chiamato qui. Autostrada del veleno. Cioè da... Come famo, ragazzi? Andiamo, ce ne freghiamo. Allora, proviamo a fare una cosa. Se io vi teletrasporto, te ti teletrasporto qua. Qua, ma io sto... me le sto prendendo. È finito? Poi... dov'è bestia? Mettiamo... Vieni. Poi mi dovresti passare i guanti a questo punto. Ma io non posso fare più niente. E allora devi passare, te devi rischiare. A sto punto. Poi auto teletrasportare, no? Allora vai di veleno. Vedi di non morire, non prendere il fulmine. Vai, va bene, va bene. Ok, bisogno. Curiamolo. Dovrebbe bastare. Sì. Andiamo. Bahara. Carina, c'è un suo compare, guardi. The Red Prince interrupts as you're about to speak. This woman is a dream. I can see the answer spinning in her eyes. Questa donna è un sognatore, posso vedere le risposte roteare nei suoi occhi. Riposati le gambe per un po' mentre la interrogo. Va bene. Vai, vai, interroga, interroga. And the dreamer exchange courteous pleasantries, as if they're finding themselves in a palace hall instead of a death-ridden swamp. She introduces herself as Bahara. Ma si presenta. To your surprise, they next lie down on the ground. Ah, fanno subito all'amore. Ma che collo, cioè questa c'ha il collo più grosso della testa. Ma è possibile? Is far from peaceful. They claw and thrash as if struggling for dear life, caught in the hold of some hideous nightmare. Ma che roba gli hanno data a questi? Then they wake, haggard, exhausted. They speak of a vision, Ramos, and another red lizard. Chiedi se sta bene. I am now. There was death in that dream, chasing me. Vabbè, ma per vedere, cioè per vedere la morte non è che basta anche il gioco, la realtà qua del gioco, non è che bisognava andare a farsi un sogno. When we escape and find ourselves on the mainland once more, I must search for Bramos the Wanderer. Da cercare Bramos l'errante. Then I will finally know the very secret of my soul. Va bene, sì, ognuno tanto ce la cerca le sue cose. Va bene, lei mi dice altro. Vabbè, sono già morto, quindi già stanno a metà del lavoro, quindi problemi non ce n'è. Poi dimmi più, posso chiedere a Lucetta se può dirti più di lei, su di lei. Potresti giurare di averla sentita menzionare altre persone, chi sono? E vorrei sapere questo qui che posto è.
un laboratorio. Vabbè, ah, sei Bracus, che sempre lui torna fuori, eh. Stonework vultures that perch above the king's long buried treasure. Ci sono delle rovine nelle paludi, quindi piena anche di tesori, però. Avvoltò in pietra posati sopra al tesoro infatti del re. Ma io lo voglio questo tesoro. Armi e incantesimi malvagi, perfetto, meglio che rubini e zaffiri. No, non le voglio rubini, voglio armi e incantesimi malvagi. Niente, io sapevo dove erano queste cose. Like you, I am a sorcerer, but unlike you, I am also a faithful servant of Amadia. Di Amadia, fedele servitrice di Amadia. No, non ripeto perché non sono fedele. Non so nulla di questa Amadia. She is the goddess in whose womb magic was conceived. From whose sacred body immortal. Tutti questi nomi Amadia. Devi chiamare anche Amelia. Nome più semplice. She has resided here for centuries, sustained by Amadia's love. Magari che trovo difficile immaginare che vi possa. Che si possa vivere in questo rigido ambiente per anni. Manifesta il desiderio di essere presentata a Gratiana, che è la sorella di Amadia. Credo. Vabbè. Ascolta. Al solito, yeah. Amadia, Gradia. Io vado avanti. Se c'è da rubare qualcosa a 1500 così. Ma questo praticamente sarebbe il villaggetto di questo posto. Ma qualcuno che mi levi anelli al collo, no, eh? Han Solo. Sei vivo, non sono sicuro che lo fossi. Sabader, questo tizio di cui ti ho parlato, non mi ricordo neanche più chi è. Sì, l'ho ringraziato, cioè l'ho salvato. Dink e Anna, no. Vabbè, dire che la benvenuta. Gareth, sulla tua strada fino qua. Gareth, se l'ho incontrato l'ho ammazzato, però non è che sto a vedere chi è, insomma. Non è che ci si può fare tante presentazioni in quest'epoca qua. E boh. Può essere che l'ho ammazzato per sbaglio. Ti domandi in che modo Gareth potrebbe dargli un aiuto qua. Hai urlatore, sì. Quello striglio. Ci sono impotenti con questi urlatori. The priestess of the shrine told Gareth some ancient secrets, some defenses that could be found in his armor. And he went there in hopes of finding. Alcune protezioni possono essere trovate nell'armadio di Baracus. Ah, e lui è andato là a cercarle. Esce, voglio, ti preoccupa.
Ce l'ho io, però quel che trovo è tutto mio. Mia gamba mal andata. Ma scusi, c'è il barone rosso qui che voleva scambiare quattro chiacchiere. Ah, adesso c'è la gambettina del bambino. Bestia, vadi. Buonasera, Tiger. Lo troverai, abbi pazienza. Sì, no, comunque l'hai già giocato questo gioco qua, Tiger? Già fatto e finito. Io l'ho aspettato la versione italiana, però era tanto che lo tenevo d'occhio. Un gioco spettacolare, eh? Cioè questa è un'opera d'arte sto gioco qua. Anche se poi non è che seguo proprio, cioè tipo il primo non l'ho giocato. Ehi, pugnale magico, ma io qui posso rubare? Tranquillo? 5 più 5% a salvivita, può colpire alle spalle, colpendo alle spalle il nemico infliggerà danni critici. Qui ci vorrebbe la categoria giusta però per questa coltella qua. Io rubo, eh. Voi fate da palo. Racconti sui sette nani. La bottiglia. Questa ha finito di curare la gambetta. Vediamo un po' se mi dice qualcosa in più. Ok, non appena tutti i nostri feriti saranno guariti dovremo provvedere alle difese lasciate in giro da Gareth. Ma le difese lasciate in giro da Gareth tipo le trappole dove sono morto io prima? Lì sono tutti acciaccati. Non è che tira una bella aria qua, eh? Simone, che è una donna. Sarebbe mi sa che alla nascita hanno sbagliato qualcosina, signorina Simone. A parte che vabbè, in America Latina Simone si utilizza per le donne in realtà. Urg. Quello che è vero, devi aumentare i personaggi di livello. Sì, Tiger, che io solitamente aspetto perché se magari poi si devono indossare qualcosa, gli manca un punto di forza, un punto di destrezza, glielo metto sul momento. Sennò se glieli metto adesso, poi dopo magari trovo l'armatura carina e non gliela posso mettere perché magari gli manca un punto. Quindi magari aspetto. Tanto è roba di... Lui c'ha 3 punti e 4 addirittura. Io solitamente aspetta, qui ce n'ha due disponibili. Però qua anche qui bisogna studiarla bene, mi ci devo mettere. Qui c'è un punto disponibile. Però ora questi magari poi mi metterò anche off camera, li studierò bene bene per sceglierli. Infatti che vabbè, lei è negromante. Però questi solitamente aspetto perché se per dire gli manca un punto abilità gliela metto al volo. Ma signorina. Va bene, lei ha le mani imbrattate di sangue perché sta a curare tutti. Non c'è molto da fare. L'abbiamo tradotto noi, certo, conosco il gioco. Ah, cavolo Tiger, complimenti. Veramente? Sei un grande. Quanto ci avete messo a tradurre un gioco del genere? Puoi rubare tutto quello che vuoi se non hai l'icona rossa.
Vai tranquillo, se lì con la rossa, stai attento che nessuno ti veda, sì. 14 mesi. Cavolo, ragazzi, comunque complimenti veramente, perché avete fatto, cioè, avete fatto veramente un bel lavoro. Allora, e anche perché se no io non lo prendevo, perché in inglese io non è che sono molto ferrato. Poi un gioco come questo o lo conosci bene. Se sei in cerca di cure, beh, non c'è molto che possa fare. Vedi cosa le fa pensare che sono indicamente. Guarda i feriti, osserva che c'è davvero parecchio da fare. Chiede con fermezza che non va essere guarito, vuoi uscire di qui. Vabbè. Risposta diplomatica. Grazie a te, Tiger. I magisti non sono noti per la loro misericordia. Molti di noi sono morti e quelli qui presenti probabilmente seguiranno il loro stesso destino per una via più lenta. Diciamo che sei molto positiva. Di questi feriti sono malmessi, ma non di certo con un piede nella sala degli echi. Vedi se c'è qualcosa che posso fare. Vediamo se c'è una missioncina. Preghiere e una tazza d'acqua. Certo, se li vuoi guarire con una tazza d'acqua. Non è che... Chiedi se puoi provare ad aiutarli. Ha una pozione curativa, possa essere d'aiuto. Ho la magia curativa. Va bene, chiedi se mi ha provato con una magia curativa. Hai solo due mani, ma che sei antiquata. Beh, almeno tre. Oggi come oggi. Ah, è stato ucciso la guaritrice, è stata uccisa. Lei è la cuoca. Vabbè, quando muore utilizzerai di più. Quando c'è il cadaverino lo fai a pezzi e... Io ho capito come va la situazione qua. Queste manghino tra di loro. C'è la cuoca che fa da infermiera. Mi sa che... Allora, Maria Simone. Okay. Non è molto molto cordiale. Matisse è stranamente serena. Ma lei non è la più adatta per occuparsi dei feriti, perché lei non è molto stabile. E non è proprio la più leggermente bipolare lei. Allora, i magistri hanno trovato il nostro accampamento vicino al vecchio porto, scatenando l'inferno su di noi. Si può dire che sia stato fortunato, sono stato ferito da una freccia. Commette di aver visto i magistri, sono forti ma non invincibili. Come hanno fatto a causare una tale disfatta? Esseri viventi svuotati di sorgente e crocifissi. Avevano gli urlatori. Mi fa accapponare le scaglie. Mi viene le scaglie d'oca. Speriamo che lo trovi, va bene. Vabbè, tutte chiacchiere distintivo qua. Quindi sono tutti messi male, l'unica speranza siamo noi. E quindi, praticamente, siamo belli che finiti. Qualcuno che si vuole fare una dormita? No, siamo tutti fullati. Io sono venuto qua più che altro per rubare. L'intento principale è quello. Poi...
Una pentola, io piglio anche le pentole. La Bibbia dell'artigianato, parte 1. È più grosso di me sto libro. Comunque lei con quei rasta rossi è spettacolare. Ma mi fai dare il comando un'altra che lei non è molto indicata. Tanto qui non troviamo niente. Vuoto. Vuoto. Questo si era già visto. Sì. Ma ci vendono almeno qualcosa? Exter. Venga qua. Un giovane uomo con un'armatura sovradimensionata si aggira intorno ad un tavolo coperto da una distesa di mappe. Nel suo volto severo un severo cipiglio di frustrazione. Ogni passaggio bloccato. Anzi, anche questo si lamenta. Alza lo sguardo in rapida successione, si rende conto sia della tua presenza sia del fatto che non sei un volto familiare. Che diavolo sei tu? Sono un origomante scappato da Forte Gioia, non sono affari tuoi. Inclini la testa curiosamente, potrebbe chiamarti Fane. Vabbè, di che sono scappato. Non vedi, c'ho il collare, si vede, no? Appunto, te l'ho detto ora. Fermati, poi di che hai incontrato un elfo di nome Verdas nei sotterranei di Forte Gioia e che lui ti ha menzionato un gruppo che avrebbero avuto interesse a cercarlo. E se ti ho detto l'ho incontrato? Di che non ti è chiaro cosa sia esattamente un cercatore. Di che Verdas sembrava riconoscerti come simile a lui, sa cosa potrebbe voler dire. Di che vuoi scappare da quest'isola. Beh, comunque anche quest'isola qui non è che sia meglio di dove eravamo prima, eh. Lascito di Lucian. Diventare divini eletti, cerchiamo e li proteggiamo. Verdas era un eletto. Hanno provato a liberarlo ma hanno fallito. Ah, quindi ma se la scappano? Quindi questi urlatori sembrano immortali quasi. Chiedi se saranno in grado di trovare altri letti. Chiedi cosa sono esattamente questi urlatori, vuoi sapere cosa sono? La morte incarnata. Bella Madonna, posso uccidere all'istante, che è? Intanto tocca a me, no? Che ti pare. Quest'isola sarà la nostra tomba. Tutti gioiosi comunque, ragazzi. Ah, io ritorno a Forte Gioia, non c'ho problemi. E che cercherai Garrett e queste armi. Sì, vabbè. E che devo fare? Tanto o ti aiuto se muore, non è che... Voglio dire... La natura pesante si assesta su di loro con un tintinnio. Thank you.
supplies are in short supply in this place. If you help us, se ci aiuti, è certo, se ti aiuto è fatta. Ma cioè, voglio dire. Qualche domanda prima di andare su Garrett, vorrei sapere. Sir Gareth, he's the finest seeker I know. I'm honored to serve as his squire. Chiedi cos'è esattamente un eletto. Before there's a divine, there must be a godwoman. Ma se mi levate sto collare, magari qualcosina in più faccio prima, sarebbe la prima cosa. Mi levate sto maledetto collare. Ah, dico uno. In cima a tutto qualcuno sembra stia uccidendo i pochi eletti esistenti, deve essere Alexander, un eletto fallito, quindi geloso, e li ammazza tutti. Hai idea di dove potrebbe essere sto Garrett? Magari seguiamo la strada. Chiedi come abbiano scoperto di queste armi, della sorgente. Però c'erano delle pozzanghere della sorgente qua vicino che ci sono passato sopra, ma mi dice ti dava più uno di sorgente, non capivo cos'era. The masked priestess Gratiana told Sir Gareth of them after she granted her shelter here. She was reluctant at first, but well, Sir Gareth can be very insistent. Vabbè, Gratiana gli ha dato. Speak to her if you wish. Vabbè, se sconfiggiamo i magistri. The Lady Vengeance. She's anchored at the old harbor. Once the way is clear, cioè, ma ce la va tutto io, via. Se hai PG con le cure, usale su di loro. Ah, ho capito, Tiger. Allora, purtroppo devo fare anche un bel po' di rifornimento perché devo occuparmi di alcuni affari. Devo con l'amico tuo? Vai! Come va la vita? Stories of your beard alone fly across Rivelin like flocks of crows. Fare a bit more inland than you'd prefer. Le storie sulla mia barba? Cioè, in tutto questo casino sarà chiacchierare la barba del nano? Ma dai, no? Infatti dice, io non lo conosco. Chi è? So manco chi è. Beast claps him on the back and chuckles heartily. If they had met just a moment ago, you might think the dwarves lifelong friends. Va bene. I don't want to intrude. I suppose you've been to Reaper's Coast of late. Maybe heard of a fella named what was it? Chiede se non è stata alla costa del Mietitore. Si è sentito un tipo chiamato Lohar. Lohar? Yeah, I know of the guy. From back when I was looking for fishing work out in Driftwood. He's città del legno, ridagli sta città del legno. Still out there a bit. Had his stubby fingers and a lot of pies. Sì, faceva il pasticcere, aveva le mani in pasta. Capito? Ho qualcosa per lui, gli dirò che gli mandiate i vostri ossequi, signor Duggan. Chi è Leia? Sì, sono stufo del collare. Ma dov'è Leia che non la vedo io? Capito che sei nana. Ma, scusa, ma non c'è. Ah,
Ah, me l'ha levato? And nods, then passes you a sly wink. Such a charm button. E fa un cenno con la testa, poi mica furtivamente verso te una mossa davvero rubacuori. A me. Ma mi ha levato il. Ci ha levato il collare a tutti? Ah, veramente? Ah, così? Allora, io un paio di collarini ce l'ho, un paio di amuleti, medaglioni ce li ho. Allora, ci avrei questo, più 6 di armatura magica, più 1 di intelligenza, più 10 di resistenza al veleno, e non è per me, più 1 buona stella. E questo buona stella, dato che il nano c'ha già 2 di buona stella, io lo metterei a lui così va a 3. Più 10, più 1 di intelligenza, però intelligenza servirebbe più a un mago, più che a lui. Lui quanto ha? 10? Lui non è che gli serve, però... c'ha, poi li metteremo tutti buona stella a 2, più uno di intelligenza, però un mago magari, o all'evocatore. Bisognerebbe vedere quanto un punto di buona stella possa influire su quello che troviamo. Se influisce tipo del 5%, di solito un punto in più credo sia tipo il 5%. Vabbè, per il momento lo metto troppo. No, scusi, ma... ok. Si vede il medaglione? Quando lo mette? Sotto la barba? No, perché c'è la barba. Cioè non si vede. Poi ne dovrei avere un altro. 8 di armatura magica più una necromante. E vabbè, allora a me il medaglione non mi tocca, lo do agli altri. Ma quanto chiacchierano questi? Si vede il medaglione? Dov'è lei? Non si vede. Peccato, era carina. Allora, poi magari il medaglione lo daremo a lui, che magari vediamo un po' come si evolve la situazione. Poi niente, altre cose, armi, abbiamo un paio di armi carine a due mani, ma non le utilizziamo. Abbiamo anche, vabbè, questo niente, lo spadone e la mazza nanica. Questa è buona, ragazzi. Non la venderò, me la tengo, tante volte si cambiasse personaggio. Poi 15, 16 balestre del maestro di Segugi, 17, 18 penso sia meglio questa, e coltellino, pugnaletto. Non lo utilizziamo. Vabbè, comunque ci ho levato i collari. Altre cose? Bagnetto? Così? Qua non c'è niente? Tuffetto, qualcosa? Paludi della morte, beh, invitante il nome. Aspetta che mi sono già perso però, dove sono? Scusino, ecco. Ah, qui c'è un altro, venga. Ah, ma sta scendendo, dove vai? Ma guarda quell'altro, un dannato. Scusi, che qui sta succedendo un dramma, ragazzi. Dannate! E io ho visto parti 1. Ma chi era quello che correva allora? Io ho visto sullo sfondo partì qualcuno.
Ma dove va? Ma dove va questo? Dove stai andando? Ma guarda questa andannata. Torna indietro. Ma... ma guarda questo. Puoi ritornare? Ma dove cavolo è andato? L'ho perso. Allora ragazzi, abbiamo perso uno. Vabbè, arrivederci, eh. Poi ritornerà. Se non ci fa ammazzare per la via. Io ho visto sullo sfondo uno sfocato che correva via. Boh. Beh, per essere implegato a noi, quindi dovrebbe tornare. Va bene, tornerà, ci ha abbandonato. È tutto un dramma, la strada che piange, la gente ferita, questo ringobbito. Qui posso, eccolo. Mannaggia, mi ha fatto preoccupare. Non lo fare mai più. Ma io farei lo vista sempre al nano. E io ruberei se mi consente. Vai nano, che sei vicino non ti vede. Ah, anche questi devo capire un po' come funzionano queste cose qua. Allora. A grim-faced man sifts through a pile of badly damaged weapons, salvaging the repairable, ditching the broken. Questo è il Robby vecchio praticamente. Sleva il mento verso lo stocco rotto. Un suo amico mostra i denti in un orrendo sogghigno e digli che ti piacciono i suoi stuzzicadenti. Ma sì, noi siamo bestie. The weapons, I mean. Not. He holds the damaged blade up to the light. This was Halorn's blade. It was his first. Questa era la lama di Halorn. He didn't intend to die here, he did. He was an ordinary soul with an extraordinary heart. And he died for what he believed. Un'anima ordinaria con un cuore straordinario. Ed è morto. Mamma mia, non avevo dubbi. Chiedi cosa sta accadendo, in cosa credeva Halorn, prendi lo stocco. Donna la curvatura vicino, solleva la spada e riportala giù, piatta e dura sui bordi del tavolo. Digli che vuoi io vorrei commerciare. C'è un bel po' di libri. Questo ce l'ho. Il personaggio bersaglio assorbe le superfici di sangue attorno a sé, ripristinando la salute. Più sangue assorbire, più verrà curato. Ripristina fino a 61 a seconda della superficie interessata. Mi sa che questo non ce l'ho. Ce l'ho? Poi, desiderio di morte. Argomento... Allora, desiderio di morte, il bersaglio riceve un bonus ai danni, poi la percentuale di salute è mancante. Ad esempio, un personaggio con il 30% di salute otterrà un bonus ai danni del 70%. Cavolo. Per due turni. Richiede il livello 2 necromante. Vabbè, al limite lo faremo il livello 2. Però quanto costano? 513. Questo ce l'ho. Contagio. Infligge 25-27 danni fisici. Infetta il bersaglio con una malattia che si propaga ad altri personaggi vicini. I personaggi malati infliggono danni ridotti e danno costituzione ridotta. Applica per infetto per due turni. Il bersaglio si basa sul mio livello e richiede necromanzia 2. Poi questa ce l'abbiamo. Queste catene del dolore
Manchi un bersaglio di moda che riceva tutti i danni che ti vengono inflitti. Ah, marchi un bersaglio, non manchi. Marchi un bersaglio in modo che riceva tutti i danni che ti vengono inflitti. Danni inflitti in questo modo ignorano le resistenze che potrebbe avere il bersaglio. Quindi, praticamente i danni che ti fa il nemico li subisce. Buono, questo è buono. E qui c'è, spendici un bot, ragazzi. Grido di battaglia, ripristina 15 salute, ripristina 6 di armatura magica. E questo evocatore ce l'abbiamo. Ah, è negromante evocatore, ottimo. Vediamo se evocatore, evoca incarnato, va bene. Il tuo incarnato sblocca mulinello ed ariete, fornisce 28 di armatura fisica. Questo ci vorrebbe. Vista acuta, applica vista acuta e applica sovraccaricato per 2 turni. L'evocazione è ed il totem e bersaglio causa il 100% in più di danni al prossimo turno, ma dopo muore, dopodiché muore. Non so questo quanto possa forse convenire. Totem elementale. Poi non so in realtà, ragazzi, se ci sono vari tipi di totem pure basici, più potenti o meno potenti. Questo se si lega, va bene, si lega al terreno. Ok. Vabbè, questo è quello che c'ho anch'io. Poi armi. Questo è balestra quello che c'ho anch'io. Bastone nanico, 13-16 d'aria. Ascia da battaglia, ascia di una mano 9-11. 8-9 per la bacchetta. Bacchetta magica di pietra, 9-10, questa è interessante. Crea una superficie di ghiaccio larga di un metro quando si utilizza sul terreno. Applica mutolito per un turno. Alpione primitivo. Questa è un'altra bacchetta. Io questa ce l'ho, me lo devo identificare. 8-6 più 1 di arguzia. Si vale. Il problema è che, ragazzi, non è tanto. Runa della fiamma piccola. Ci sono anche le rune, non lo sapevo. Tanta roba, c'è proprio. Cioè, veramente di tutto. Allora, a me qua servirebbe. Questa mi sembra tanta roba. Tanta roba. È che io danno. Bisogna vedere un po' come lontane perché io. Non è che faccio tanto danno col necromante di base. Contagio. Mi sembra buono pure questo. Catena del dolore mi sembra buona. È sicuramente un incarnato che abbia un pochino più di abilità perché ce l'ho l'incarnato ma colpisce e basta, non fa altro. È il problema che 500, questo viene 500, questo viene 500, sono già 1000, un incarnato altri 500 sono 1500. Un botto, un botto. Allora, intanto vediamo noi cosa gli si potrebbe dare. Allora, io cosa c'ho? Io c'ho di tutto e nulla. Vabbè, porta, vieni qua. The blade nicked and splintered, the hilt twisted. C'è un oggetto grossolano, ancora più rozzo se venisse spezzato. Va bene. Vai, cominciale. Poi chiacchiereremo anche con te, però. Io non so sta roba qui, effetti sconosciuti, anche queste robe qui io le lascio sempre. Non le vendo perché magari ci si può fare qualche intruglio.
Però anche lì pergamene, vabbè, li lasciamo tutti, anche se cerco di usarli il meno possibile. C'è ancora una lente. Ah, la lente mi serve per l'oscuro. Niente, o vendiamo gli archi, però mi dispiace vendere la roba, perché a parte queste che sono comunque... Però anche questa è figa fondamentalmente. Questa si può vendere. Cioè, non ti dà niente. Poi, questo arco di Olind si può vendere. La bacchettina si può vendere. L'arpione si può vendere. Questa a me mi piace, non lo vendo anche se non lo uso. Questa a me piace anche se non lo uso. Vabbè, questa si può vendere. Vendiamo anche l'arco. Io mi terrei tutto. Mi terrei. Questo lo vendiamo. Lo scudo ce ne basta uno, tanto c'è questo che sicuramente è superiore. Poi lui c'ha il suo che dovrebbe essere superiore a questo pure. Anche se non mi ricordo cosa c'ha. Le mutande, no, le mutande me le lascio, che sono quelle di ricambio. Cioè, anche se hanno saltato ben più di un giorno di bucato, però insomma si riusano, no? I problemi ci sono. Quindi 314. 114 non ci viene manco il libricino. C'è da dargli dei soldi. Io questi non glieli do. Proprio il 26, ma se proprio un latraccio. Tiè, guarda che ti do. Guardi che sono. Non sono gentile, guarda. 224, io prenderei. Ignora la resistenza che potrebbe avere il bersaglio. A me questo mi sembra ottimo, anche perché noi subiamo abbastanza. Quindi io prenderei questo per il momento. E poi questo implica applica infusione di vista acuta, fornisce 31 di armatura magica, ma l'armatura magica la fornisce su di lui. Questo 30, infatti costa di più. Io vorrei prendere questo. Io credo che questa sia una versione superiore a quello che ho già io, per me è basico. Se non l'ho capito male, questo invece è basico. Quindi sarebbero 1000. 7. Cioè ci leva tutto praticamente. 600. Novecentonovantotto. Tutto ce leva. 26. 28. Io penso che comunque roba che più uno di arguzia, pure questi sono carini. Accettiamo. Allora, poi scimitarra esotica, l'ho vista. Allora, bestia, perché non la puoi vendere? Ci ha dato lui? Integrità 0 di 20 è rotta. Allora, usciamo un attimino. Allora, vediamo un po'. Intanto io volevo lo scudo identificarlo, dato che c'ho una lente. Dov'è la lente? Che casino che c'è qua. Allora, utilizza 36 di fisica e 25 di magica, più 1 di costituzione, più 10 di resistente all'acqua. Che bello. 26 e 16. 36 e 25. Da più 1 di buona stella, ma vabbè, chi se ne frega. Ottimo. Ma
fammi un po' vedere dove sei. Bello sto scudo. Guardate il barone rosso. Bello. Bello bello. Poi sono belle anche le la configurazione delle armi. Proprio belle. Ah, ma la lente. Ho capito, ma la lente ti resta tutte le volte che la usi. Pensavo si consumasse, quindi basta averne una. Poi. Questo lo faccio studiare a te. Spero di non aver buttato i soldi. Cioè che sia un'evocazione più potente. Io l'ho capita così. Poi questa è la necromante. Guarda signorina. E poi quanti soldi ci abbiamo? 97. Basta. Ammazza. Oh. Certo, soldi. Ecco, questa cosa del commercio dei soldi ce ne poteva dare un cincinino di più, un po' troppo pochi. Va bene, quindi allora. Ricapitolando. Va bene. Mette la lama. Questa è la lama di Orlon, bla bla bla, l'ho già detto. Chiedi in cosa credeva. Nella verità. Nella speranza. Alexander is a killer of Godwoken. I believe that on one point at least he was right. Prendi lo stocco, nota la curvatura vicino alla punta della lama, solleva la spada e riporta giù, piatteggia sui bordi del tavolo. The point breaks away, leaving a jagged edge. The sword is shorter now, but it'll do more damage. Ma farà più danni. Chi sei tu? Fai spallucce, sei solo un'altra anima spezzata che cerca di essere aggiustata come la spada. E va bene, andiamo sul poetico. Vabbè, io pensavo ci uccidasse qualche missioncina, qualcosa. C'è un cadavere. Venite senza far danni, eh. Venga. Che poi vabbè, se siamo in gruppo penso che la buona stella sia per tutti, però. Nel dubbio. Ma cavolo, anche l'acqua è veramente fatta bene. Cioè, con le con i riflessi, con le. Veramente bella, ragazzi. Veramente. Poi che c'è? Nascosto. C'è anche una sotto l'acqua. Corazza di ghiaccio e 72 di oro. Ecco, l'unica cosa è l'oro, ne avrei messo un pochino di più. Una canna da pesca. Bottiglia di birra. Questo è il gioco degli accattoni qua. No, anche sta strada che piange così è spettacolare. La famo? Con le gambettine? È rotto? Amidst the placid little pond, the face of a goddess lies half submerged in the water. Rivulets stream from her deep set eyes like endless cascades of sunlit tears. Bello. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. Impalpabile tranquillità, assapora il momento e prenditi del tempo per esaminare la statua. Sì, goditi il momento. Simil trance, addirittura. Però. Ascolta attentamente, lasciati pervadere da questa voce ultraterrena, decidi di vedere dove conduce nonostante la sua apprensione. Decidi di vedere dove conduce. The voice grows stronger, like a breeze picking up.
What were whispers become words. Ecco, i sussurri diventano parole. My children, gone are my children, dead are they in the cradle. E tutti morti, ma che? Oh, ma che palle! Compatisci la sua disgrazia. Difficile trovare una sorte per qui, ma qui che no, qui è una sorte anormalità qua, non è che stiamo di niente di particolare. Tutti morti. Poi. Come stai? Bene, sono morto. Ah, là ci vediamo domani, eh? E qui no, la normalità. Fai notare che non sapevi che anche gli dèi potessero nascere morti. Come nascere morto? Se lei è una dea, compatisci sogghigna, sembra di essere una pessima madre, poverina. Bestia, quello direbbe bestia. Guarda in basso, resta in silenzio, non nulla da offrire, sono il battito del tuo cuore. Pensavo bestia dicesse qualche... Compatisci. A feeling of indescribable sadness assails you. It feels like your heart merges with the spirits, torn together. La spirale di spine. Morte, spirale di spine, tristezza. Piangi con me. Che ho perso, piangi con me, bagnati di lacrime di Amadia. Questa mi sta a fregare, secondo me. Senza una parola, in assoluta privacy. E c'era la privacy anche all'epoca. Dille che anche tu hai assaporato il sale delle lacrime, a volte così tanto che sembrava potessi riempire il mare. Nascondi il tuo stesso dolore, ma lasciati sopraffare dalla sofferenza e piangi per i suoi figli. Rifiutati di essere seppellito da te stessa e decidi di lottare per liberarti da questo sogno. Andiamo, che ti devo dire. Come una madre, questa mi magna, un boccone. Chiedele di aiutarti ad aiutare la tua gente, di mostrare esattamente cosa fare. Dille che temi di non riuscire a fare ciò che devi, che... Ma se andiamo, famo, brigamo. My child, I love you. Ah, quindi è positivo. The voice is gone, and you wake from his presence as if from dream-filled slumber. The pond now shines with an inner light, and standing in its waters, you feel rejuvenated, pure, as if born anew. E la Madonna. Sono diventate le terme? Quindi, che trova la fidanzata bestia? Bravo, eh? Ah, ecco, vedi? Vigore benedetto, applica guarigione, ma noi non siamo ancora morti. No, ma è questa che va via però lo scudo magico. Ah, giusto, a me mi fa danno. Oh! Io non ho... Non è roba per me, ragazzi. Io capisco che è tutto il bene che volete, però io passo liscio. Vabbè, meno male che non mi leva... No, a me mi fa danno. Importante, ragazzi, è rubare. Questa è la cosa più importante. Se leggi la figura, il suo corpo è avvolto da straccio. Strano che non sei morto. Tutto ciò che puoi vedere dai suoi occhi sono due... buchi oscuri, una maschera, ho capito, questi già... E se non morto. Che Amadia ti benedica, figliuolo. Non hai mai visto questo viso nel nostro santuario prima. Chi sei, di grazia? So grazia. L'hai detto ora? Dille che sei qualcuno alla ricerca della conoscenza. Spiega, Bakara ti ha detto di chiedere le informazioni ad Amadia. Sì. È la verità che vuole per tutte le creature, va bene. Cosa desideri sapere la nostra dea?
Amadia ha qualcosa a che fare con la magia. Io vorrei sapere se mi può dare una mano a ammazzare questi urlatori, fondamentalmente. Magari la benedizione sua potrebbe servire, se sa mai. She is our mother of magic, the font from which all such power flows. Legend says. Giacette con un uomo mortale. E insieme donarono al mondo i maghi. Quindi tutti gli utilizzatori di magia sono discendenti dagli dei. E per, ecco perché questo santuario si trova nelle paludi, un posto appena migliore. Era bellissimo prima che prendesse il sopravvento la magia oscura di Baracus. Dimmi di più su questo Baracus. Ma secondo me sto Baracus è morto, però se la sua magia è sempre attiva vuol dire che tanto morto non è. I più fortunati morirono velocemente. Sembra il tipo Baracus, sembra il tipo di origomante su cui Dallis non dispiacerebbe metterci le mani. Osservi che sembra conoscere molte cose su Baracus, una studentessa di storia. Rabbrividisce, ho letto molti resoconti del re della sorgente, mistico, annuisci, riesce a sentire l'oscura presenza dei poteri persino oggi, ma io annuisco. Senza qualcosa di più potente dei bastoni con i quali i cercatori sono armati, quelle mostruose da crocifisse li faranno a fette. Chiedi dove si trova il loro leader adesso, chiedi se ci fosse qualcosa che possa fare per aiutarli. E anche questo ha fatto cammino e buonanotte, non è più tornato. Beh, qualcuno dovrebbe andare a salvarli. Promettere che farò di tutto per trovarlo. Va bene ragazzi, io comunque direi di concludere qua la live. Siamo partiti alle 5:30, abbiamo fatto le nostre 3 orette e piano piano andiamo avanti con questo gioco che secondo me è stupendo. Ringrazio Tiger che ha fatto la traduzione del gioco e lo vedo che l'ha fatta anche bene. Poi ho visto che praticamente errori anche magari grammaticali non ne ho visti, però praticamente punti, quindi hanno fatto veramente un bel lavoro. E niente ragazzi, io vi ricordo che la live è dal lunedì al sabato alle 5:30 su Twitch, quindi se volete iscrivervi potete farlo, e poi anche il giorno dopo andrà la live su YouTube, quindi domani su YouTube ci sarà sarà postata la live, così resterà anche sul canale di YouTube. E niente ragazzi, quindi ci vediamo domani alle 5:30. Vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzi.